E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con lo spezzacollo, il fucile automatico dedicato ad azzardo che appunto si ottiene grazie all'allegata quest. Essenzialmente quest'arma è un azzardo del lancio che si è fatto male, quindi gli hanno messo una fasciatura, niente di più, niente di meno, se non fosse per il suo perk particolare, ma adesso andiamo subito a vederlo. Abbiamo innanzitutto un telaio di precisione, quindi il rinculo di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile, poi una rigatura poligonare che hanno ottimizzato per ridurre il rinculo, aumentando quindi la stabilità. Caricatore stesso, quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli, ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica e furia. Le uccisioni con quest'arma aumentano per breve tempo i danni inflitti, cumulabile fino a 3 volte. Il perk Furia è in stretto contatto con il perk Assalto Furioso. Infatti, questo perk ci permette di aumentare la cadenza di fuoco quando il perk Furia viene attivato. Quindi, per ogni stack di Furia che viene attivato anche uno stack di Assalto Furioso. Essenzialmente, aumenta il danno e aumenta anche la cadenza, quindi un perk veramente molto buono, soprattutto per un automatico, perché Furia aumenta di poco il danno, ma sui colpi di un automatico sono quei due in più per ogni proiettile che aumentano il danno di parecchio. In più, se gli aumentiamo anche la cadenza, veramente l'arma diventa qualcosa di spettacolare. E adesso però andiamo subito a vederla in partita. Ok, base degli echi, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto vediamo che diciamo, l'arma è stata reinterpretata dall'azzardo del lancio, come ho già detto. Gli hanno messo essenzialmente questa specie di fasciatura davanti e il mirino con la medaglietta del Ramingo. Ok, vedete il perk che si attiva. E il secondo l'ho fatto anche abbastanza culo in realtà. Però avete visto il perk che si attiva e aumenta la cadenza, insieme al danno, e fa abbastanza male. Qui eravamo un pochino lontani magari, però sì, intanto penso abbiate avuto un primo assaggio. Comunque, come arma non è male, anche di base in realtà. Sono uno che usa molto gli automatici io, però di per sé l'arma mi piace anche come semplice automatico, anche senza il perk attivo. Dicevo, l'arma mi piace anche senza il perk attivo, nel senso che è un tipo di automatico che apprezzo. È bene o male l'azzardo del lancio, con un mirino forse un po' migliore, una cadenza leggermente. Una cadenza, questo non aperto. Gittata leggermente aumentata. Un piccolo problema, appunto, è quello della gittata e della stabilità, perché comunque un automatico che ha una cadenza abbastanza. Un rinculo, scusate, abbastanza alto. Anzi, abbastanza particolare in realtà, non abbastanza alto. Minchia che è smirata. Quindi dalle distanze un attimino più lunghe non viene proprio facile riuscire a mettere tutti i colpi in testa. È un'arma che comunque avete già visto, penso, nei video di Rewind o di Luga. Quindi posso anche, diciamo, esprimere la mia opinione in relazione ai loro video. Da qua, per esempio, non riesco a fargli niente perché è troppo lontano, tipo. Diciamo che entrambi, no, entrambi, Luga più che altro, metteva in risalto l'aspetto che fosse un'automatica, quindi in un meta come questo è difficile da utilizzare. Sì, è vero, però alla fine, se siete persone che utilizzano automatici, a cui piacciono gli automatici, il problema, diciamo, che si restringe parecchio. Basta mettere i colpi in testa e si riesce a fare delle belle cose, soprattutto. Vabbè, questo per esempio no, ovviamente mi ha sciolto male. Un paragone che voglio fare con quest'arma è quello con il gladio di Redrix, o con lo spadone di Redrix comunque. L'arma è la stessa, quindi bene o male siamo lì. La differenza essenzialmente sta nel fatto che lo spadone, diciamo, il perk dello spadone si attiva molto raramente, perché la kill va fatta in headshot e dopo aver fatto la kill bisogna comunque ricaricare, quindi è già basso la possibilità che si attivi il perk. In più, dicevo, è già bassa la possibilità che si attivi il perk, in più bisogna anche ricaricare, quindi è difficile che riusciamo a ricaricare. È difficile che riusciamo a ricaricare e poi andare a fare un'altra kill, quindi avendo magari anche recuperato la vita, perché comunque dovete pensare che questo tipo di perk si attiva dopo che abbiamo fatto un gunfight, quindi un po' di vita l'abbiamo persa anche per forza. Mentre qui ci basta semplicemente spostare il mirino, il danno e la cadenza vengono aumentati. Ok, qui i primi colpi li avete visti con il perk attivo. È anche vero che comunque è un perk che si attiva, come ho già detto, quando siamo contro più persone, o comunque contro magari due persone a distanza di poco tempo.
Quindi magari non è proprio semplicissimo utilizzarlo anche contro magari appunto due persone insieme, perché dobbiamo sia vincere un gunfight che poi recuperare l'altro, il perk ci aiuta, però comunque non è proprio facilissimo. Ecco, questo adesso potrei cercare di farvelo vedere, ma invece no, perché il tipo mi stava uccidendo male. Qualcuno? No, eh? Porca miseria! E questo dove stava? Ha fatto una paura allucinante. Ok, questo c'aveva il perk attivo, ma vabbè, ce n'era un altro. Qui abbiamo due stack di furia attivi, il problema è che non arriverà mai nessuno in tempo. È difficile, ragazzi, è molto difficile che riusciamo a vincere un gunfight quando ce ne abbiamo due, quindi attivare il perk e riuscire a fare anche il secondo. Diciamo che è molto più semplice magari quando facciamo un flank, quindi non abbiamo i nemici che ci guardano. Porca miseria, sto prendendo un colpo con questa spada. Ecco, vediamo un po'. Ok. Un altro. Ok, non ho fatto tempo a attivare il perk la terza volta, però avete visto che bene o male si riesce, riusciamo a nasconderci, fare cose simili, riusciamo a fare cose. Ok, qui il perk l'avete visto proprio in tutta la sua. Dai che c'è il terzo stack. No, non ci ho fatto tempo. Ok, partita è finita, non ho giocato nemmeno chissà quanto bene, adesso in seguito andiamo a vedere, però l'arma bene o male l'avete vista. Diciamo che il perk si attiva spesso, è difficile utilizzare, 26-1-86, non una partita eccellente, adesso cerchiamo di recuperare nella seconda. Il perk, come dicevo, si attiva spesso, il problema è appunto riuscire a utilizzarlo, perché spesso si attiva quando abbiamo due persone contro, quindi dobbiamo cercare di vincere il primo gunfight e poi sopravvivere per fare anche il secondo, il che è abbastanza difficile. Magari contro dei flank, adesso cercherò di fare qualche flank, magari se riesco, con più persone riusciamo a fare delle belle cose. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto, che vabbè, è anche un po' scontata, però Furia si attiva solamente con i colpi di grazia, quindi non valgono ovviamente gli assist. Ok, no, questa qua era mia, infatti, e la Furia si è attivata. Prima però ho fatto un assist, per esempio, non si è attivata. E girati. E vabbè, qui si vogliono far danno. Mannaggia il calpestamento MK32. Certo, non è un'arma che può competere contro un nato alla luna, questo vabbè, è ovvio. Diciamo che è un'arma più da PvE che da PvP. Però dicevo, l'arma io la utilizzo di più in PvE perché essenzialmente è un'arma da PvE, come anche il Redrix. Come anche il Redrix, dicevo, è molto utile in PvE perché aumenta la cadenza e si può pulire molto molto velocemente. Se avete visto il video di Bungie in cui lo utilizzano con la... Quindi si va dalla luna fazione, capite? Ok, qui c'era un altro. FK, ma c'era un altro. Lì c'era un altro. Che non esce, ovviamente. Qui stavo per recuperarla. Se non mi avesse sparato prima lui, il gunfight contro l'ulato sarebbe stato probabilmente vinto. Ok, no, qua me l'ha rubato il tip. Ma dov'è il... C'era o no? Boh, non ho capito cosa è successo. Dai che è morto! Excuse me? Come sono morto? Scusi, non ho capito bene. La velocità di ricarica è effettivamente molto lenta. Zona C persa, dominio totale. Il nemico ha le vostre zone. L'unione fa la forza. Manca solo un minuto. Ho sentito delle ossa. Cosa potrà fermarvi se lottate uniti? Nulla. C'è il martellone dietro che io lascerei anche agli altri. Ok, abbiamo perso. Non ho giocato nemmeno benissimo. Vabbè, partita così così.
E l'arma, ragazzi, è questa. Allora, ci sta il perché è carino, l'utilità, diciamo che si fa sentire di più se siete con qualcun altro. Da soli non riuscite comunque a fare una doppia se siete 1v2. 26 a 44, che ho giocato abbastanza male. E dicevo, il perché non è particolarmente utile se siete comunque 1v2 o 1v3. Perché appunto nel tempo in cui vai a uccidere uno, quindi prendi i suoi danni, si attiva il perk, il secondo non riesci minimamente a fartelo perché ti sciolgono prima, come è logico che sia. Mentre se riuscite a prendere gli avversari con una certa, diciamo, strategia, farne uno, poi nascondersi un attimo, poi fare il secondo e così via, magari anche come ho detto in un flank, l'arma si trova a fare veramente delle cose molto carine. Poi in realtà dipende abbastanza perché ci sono delle azioni in cui si riescono a fare anche doppie, quadruple, quindi roba abbastanza buona appunto, magari con qualcun altro a supporto perché è difficile appunto, come ho detto, fare un 1v3 o un 1v4. Però sì, l'arma ci sta, come ho detto, la preferisco in PvE perché in PvE è molto molto utile, vi consiglio di utilizzarla sia la dropperete, quindi se avete voglia di fare la quest. E niente, quindi ragazzi, questo era lo spezzacollo. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.